Ciao ragazze, come state? Allora, sì, questo è il primo video a casa nuova. In realtà devo ancora vedere bene dove mettermi, quale sfondo è più bello, considerando anche le luci, eccetera, eccetera. Questo ora potrebbe esserne uno, non so, ditemi voi se comunque vi piace, se mi vedete bene. Poi ovviamente nei video che verranno girerò tutti gli angoli di casa per vedere appunto quale posizione migliore per registrare. Allora ragazze, prima di iniziare però il video di oggi, vi voglio insomma annunciare una cosa davvero carina. In occasione della festa della donna, voi sapete che io collaboro con Happiness Boutique, ho orecchini, gioielli, tutti loro. In questo momento ho solamente gli orecchini perché le collane le ho dimenticate a casa vecchia, però voi sapete che io utilizzo sempre i loro gioielli, mi piacciono tantissimo e in occasione della festa della donna, con il mio codice Marta Manieri, avrete sì il 10% di sconto e oltre questo, su una spesa minima di 34 euro, avrete un gioiello in omaggio, un articolo in omaggio che sceglieranno loro. Ragazzi, secondo me questa cosa è davvero molto molto carina, quindi vi lascio tutto qui giù in descrizione, date un'occhiata, secondo me ne vale la pena. Vi lascio qui qualche foto insomma dei miei gioielli Happiness Boutique, comunque hanno anche altre tipologie di gioielli come bracciali, collane, anelli, eccetera eccetera. Date un'occhiata perché è carino. Nel video precedente vi ho fatto vedere il mio wash day completo, quindi dall'inizio fino alla fine vi faccio vedere finalmente tutto quello che faccio da quando lavo a quando asciugo. Oggi però voglio fare un esperimento molto molto interessante. Voi insomma sapete un po' le caratteristiche dei miei capelli. L'altra volta parlavo con Ana Beauty, seguitela qui giù perché anche lei ha fatto questo esperimento. Però io non so com'è andata su di lei, lo saprò solo dopo aver finito questa registrazione, infatti sono troppo curiosa di saperlo. E vogliamo provare a fare una cosa in realtà che io non faccio più. Forse l'avevo provata tanto tanto tempo fa, prima di iniziare il metodo sicuramente, poi ho abbandonato questa routine, ok? Però non ricordo sinceramente se mi piaceva oppure no, boh. Sapete che i miei capelli, come dicevo prima, conoscete un po' la tipologia, tendono ad andare subito in over-idratazione, anche perché sono dei capelli fini, se tengo in posa dei prodotti, ad esempio delle maschere, mi si appesantiscono subito, addirittura anche se metto alcuni balsami un po' mi si appesantiscono. In generale ho capito su di me che devo comunque preferire dei prodotti leggeri, che non ho poi chissà quanta necessità di idratare i capelli, perché per tipologia i miei capelli sono più o meno già idratati di loro, una cosa positiva almeno è questa. Però dall'altro canto, ecco, devo stare attenta perché, ripeto, anche una maschera, anche se non tenuta in posa, ma un po' più ricca, un po' più corposa, su di me si va a vedere subito sui capelli perché mi si appesantiscono. Quindi ultimamente, per quanto riguarda lo styling, utilizzo sempre un prodotto leggero come un gel. E per quanto riguarda invece il lavaggio, ecco, utilizzo sì un low poo Myco Wash per lo stesso motivo e poi utilizzo un balsamo. Sto cercando di eliminare le maschere anche se non tenute in posa. Io non tengo mai nulla in posa, ripeto, e sto cercando di utilizzare solo dei balsami. Ho visto che solo con il balsamo, quindi come la routine precedente, low poo, balsamo e gel, mi vengono bene, forse meglio e più ricci delle altre volte, ecco, di quando utilizzavo la maschera. Addirittura nell'ultimo wash day utilizzato, non ve l'ho fatto vedere qui ma su Instagram, tra l'altro seguitemi se non mi seguite, il mio nome come dico sempre, ho provato ad utilizzare tutti e tre prodotti proteici, quindi low poo proteico, balsamo proteico Divina, che amo. Vi ricordo anche che sul sito Divina con il codice Marta20 avrete il 20% di sconto su tutti i prodotti senza spesa minima, quindi top, date un'occhiata. Poi con il Don't Shrink
di Angekis. Tutti e tre i proteici, mi sono venuti bene, i capelli è ok. L'altra volta, parlando con Ana, insomma, abbiamo più o meno stessa tipologia di prodotti, stessa tipologia di capello, fin che tende ad appesantirsi facilmente. E allora, parlando, abbiamo detto: Ana, senti, ma hai visto questo esperimento che ho fatto? Tutti e tre i prodotti proteici, insomma, vi sono usciti bene, non appesantiti, forse ancora più ricci con il balsamo al posto della maschera. Senti, ma secondo me dovrei fare un esperimento, io ho troppa voglia di provare questa cosa qui, senza balsamo, cioè low poo e gel. Devo provare per forza, perché alla fine, ragazzi, io il balsamo, la maschera, eccetera, le uso principalmente per districare i capelli con la Tangle Rosa, ok? La Tangle Teaser. Non perché mi serva tanta idratazione, ok? E quindi ho detto, dai, dobbiamo provare a fare questa cosa. Devo provare a non utilizzare il balsamo. La maschera ora l'ho sostituita con il balsamo. Proviamo a sostituire il balsamo con il nulla cosmico e vedremo cosa succederà. Lei ha detto, no, vabbè, ma anche io voglio provare questa cosa. Ok, facciamo un video insieme, proviamolo e registriamo. Vi lascio il suo video qui giù in descrizione di Ana Beauty. Ragazzi, io non so come verranno oggi i capelli, anzi voglio anche azzardare ad utilizzare low poo, questo qui al melograno di Winnis con proteine, e il non shrink con proteine senza balsamo in mezzo. La routine è identica a quella del video precedente, salto il passaggio del balsamo, e con il gel ovviamente utilizzo i miei amati dosatori, questo qui 5 mi pare, sì. Dato che io utilizzo il balsamo fondamentalmente solo per districare e sì, per rendermeli un po' morbidi, però non è che mi serva per idratare tantissimo, li devo comunque districare sotto il lavandino, lì non posso districare con la Tangle se non ho un prodotto che mi aiuta. Poi i capelli da bagnati sono ancora più fragili e quindi non vado a tirare, e ho pensato, insomma, di fare questa cosa qui. Prendo una spazzola qualsiasi di questo tipo qui e li vado un po' a districare spazzolandoli in questo modo, in modo che poi quando vado a fare il lavaggio non trovo i nodi, ok? Ed è tutto più semplice. Quindi ora pettino e ci vediamo alla fine di questo spazzolamento. Ah, ragazzi, un consiglio: se voi fate questa cosa qui, pettinate prima un po' con le mani prima di andare con la spazzola. Importante, perché se ci sono dei nodi, tanti nodi, risulta un po' più difficile. Io vi devo dire la verità, non ho tantissimi nodi, quindi anche così posso pettinare, insomma, senza nessun prodotto. Se invece voi non potete farlo, non so, dovete utilizzare qualche prodotto prima di spazzolarli. Continuo. Ok, ragazze, bene. Vedete, ora ho molto molto volume, grazie. Molte ragazze mi dicono, no, ma a me la maschera non appesantisce i capelli, quindi io continuo ad utilizzarla. Molte volte noi non ce ne rendiamo conto perché continuiamo a farlo e il risultato viene bene e ok. Solo togliendo una determinata cosa, ok, noi possiamo renderci conto se effettivamente stavamo facendo bene o meno. Questo è importante, perché io anche pensavo che non si stessero appesantendo i capelli, invece un pochino sì, e me ne sono resa conto solo togliendo la maschera per un po' di lavaggio. Ho detto, ah, ok, ora stanno diventando un po' più ricci con il tempo, un po' più voluminosi, allora sicuramente un po' appesantiva, però non me ne rendevo conto, ecco. Quindi fate anche voi queste prove qui, ok? Non date per scontato, no, io lo faccio perché comunque mi piace. Sì, può anche essere, però devi provare a non fare più quella cosa lì, ok? Per rendertene davvero conto. Infatti, da quando io ho utilizzato il balsamo al posto della maschera, è andata meglio. Ho pensato, va a finire che senza balsamo va ancora meglio, vediamo, perché può essere pure che il balsamo da solo mi appesantisce e io in realtà non ne ho bisogno. Ragazzi, non lo so, può essere anche che uscirà una schifezza, però io ripeto, le cose solo provandole si capiscono, ok? E quindi io ci vado a provare, se viene male ho escluso una possibilità. Ok, ragazzi, ho finito, io vado a lavorare
lavare. Non vi faccio vedere nulla di quello che faccio perché, ripeto, faccio tutto come nel video precedente a questo, che vi lascio giù in descrizione. Ragazze, ci vediamo dopo direttamente col risultato finale. Vediamo un po'. Ciao! Terminato, cosa farò secondo voi? Sì, li leggo per forza. Io devo dire la verità, non ci sto capendo più tantissimo con i miei capelli. Boh, il mio fidanzato mi ha detto: guarda, secondo me sono più belli dell'altra volta, sono più ricci. Non vi dico quello che penso io perché non vi voglio influenzare. Voglio sapere che cosa ne pensate voi, se secondo voi io ho bisogno del balsamo o maschera. Ditemi anche per quale motivo, se il risultato secondo voi è diverso, è più bello, è più brutto, è più riccio, è meno riccio. Una cosa che vedo e che vi dico è che leggermente sono più crespini del solito, però solo qui su. Qui sopra. Però per quanto riguarda la differenza di riccio, vi piace di più, vi piace di meno, fatemi sapere voi ragazze, perché io non ci capisco niente. Mi fido di voi, che siete sicuramente più obiettive di me, quindi scrivetemelo qui giù se devo continuare ad usare il balsamo, se devo continuare ad usare la maschera, se devo continuare a non utilizzare. Quindi oggi routine con due prodotti, shampoo e gel, ragazze. Però comunque mi piace come risultato. Io spero che questo esperimento vi sia piaciuto, sicuramente magari continuerò anche per capirci io un po' di più. Ringrazio la mia amica Ana e la ringrazio tanto per aver contribuito, ecco, alla realizzazione di questo video, per averlo fatto insieme a me. Spero che vi sia utile e sia per voi spunto di riflessione. Andate a vedere il video suo qui giù che ha fatto lo stesso esperimento. Non dimenticate di farmi sapere per quanto riguarda la postazione, se vi piace qui o dentro l'armadietto del bagno. Per ora insomma è questo, poi vedremo col tempo di capirci di più anche per quanto riguarda le luci. Io non so ancora se ad Ana questo esperimento è riuscito oppure no, staremo a vedere. Secondo me anche a lei sono venuti belli, però lei non voleva utilizzare proteine né nello shampoo e né nel gel. Però abbiamo fatto la stessa routine identica, cambiano solo i prodotti. Io ho voluto utilizzare le proteine e lei no, le ho volute utilizzare perché lo sapete, almeno mi danno una mano. Fatemi sapere tutto giù ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao.